Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto in questo webinar cittadini digitali cittadini non ancora digitali perché anche un piccolo comune se ne dovrebbe occupare. Quindi come sempre il webinar si svolge nell'ambito delle attività del progetto FAST Piccoli Comuni, come, come sapete il progetto supporta i piccoli comuni italiani quindi sotto i 5.000 abitanti nella transizione digitale che vuol dire mettersi al passo con gli obblighi normativi del digitale, quelli previsti dal CAD e dalla normativa. Ma soprattutto per fare in modo che i progetti di trasformazione digitale abbiano successo e in generale anche per supportare i comuni proprio nella pianificazione della transizione al digitale. Come lo faremo? Mm, lo faremo realizzando con voi dei microprogetti di trasformazione digitale, come abbiamo accennato le volte scorse. Questi progetti saranno coprogettati con voi e tarati eh, sullo stato di bisogno e sulle vostre esigenze. Quindi, questo verrà fatto oh, a partire da un assessment digitale che realizzeremo, e che sarà un po' il primo servizio che fornirà il progetto. In base al quale quindi potrete vedere anche come, quali sono le vostre priorità, le emergenze, le cose a cui dovete dedicarvi, e poi potrete scegliere quindi il microprogetto mh, al quale vorrete partecipare. got it Eh, le attività saranno svolte attraverso su tutto il territorio italiano e quindi attraverso delle task force che saranno su ogni regione. L'attività delle task force inizierà diciamo non prima del mese di aprile, quindi per il momento abbiamo pensato di organizzare questo ciclo di webinar proprio per iniziare ad affrontare con voi eh, i temi che, che ci sembrano i temi principali. Eh, quindi eh, voi sapete la platea dei comuni, dei piccoli comuni che partecipano. Il progetto e di 285 comuni ehm, quindi nello scorso seminario abbiamo affrontato il tema dell'evoluzione della pubblica amministrazione digitale e del perché anche un piccolo comune debba diventare digitale e soprattutto come superare gli ostacoli proprio del fatto di essere piccoli di avere poche risorse poco personale e poche competenze e se non avesse seguito il webinar vi Mettiamo adesso in chat il link eh, alla pagina dove trovate la registrazione e anche i materiali che sono stati presentati. C'è una pagina del sito del Formez che si chiama Territori in Rete, nella quale noi di volta in volta mettiamo le notizie sui webinar e quindi troverete sempre le registrazioni. Il link alla registrazione del seminario di oggi ve lo manderemo la prossima settimana. Allora, prima di passare al seminario di oggi volevo farvi vedere una, una solo una slide, perché la volta scorsa vi abbiamo proposto un sondaggio per decidere, per farvi esprimere su quali siano i temi. Che, sui quali insomma i temi che preferireste affrontare eccolo qua eh, quindi su quali temi per i prossimi webinar c'erano circa 8-9 temi eh, al momento vi siete espressi in questo modo quindi questa è la top 5 la top 5 dei temi scelti eh, al primo posto c'è quello sui siti web e le istanze online e quindi ne approfitto per dirvi che il primo webinar che faremo quindi tra due settimane sarà esattamente questo: quindi sui servizi digitali per i cittadini e le istanze online. Eh, questi webinar si svolgono il giovedì alle tre e eh, ogni due settimane, quindi diciamo che vi terremo compagnia ancora per. Uh, direi qualche mese, almeno uno o due mesi. Ehm, con questo quindi passerei a parlare del, del webinar di questo pomeriggio. Abbiamo detto la volta scorsa, abbiamo parlato dell'amministrazione digitale, del perché un piccolo comune debba diventare digitale, come superare gli ostacoli. Oggi vediamo in parte un po' l'altra faccia della medaglia, ehm, nel senso che è vero che certamente tutto spinge verso un aumento dei servizi online e i procedimenti completamente digitali. Questo vuol dire che i comuni dovranno sicuramente, come dire, i dipendenti dei comuni dovranno apprendere anche le, le nuove modalità di lavoro. Però in realtà la transizione digitale avrà successo solo se anche i fruitori dei servizi sapranno che i servizi si so che i servizi esistono, i servizi online e sapranno utilizzarli. Quindi in realtà. Ehm, oggi diciamo un aspetto importante, quello che trattiamo oggi è proprio di eh, come far eh, diventare i nostri eh, cittadini dei super cittadini digitali. Quindi cosa vuol dire oggi essere un super cittadino digitale? Cosa deve fare il cittadino per fruire dei servizi online? Quali competenze deve avere? Ma anche chiaramente cosa possono fare i comuni? per rendere più facili le cose per i cittadini e per uh, promuovere i servizi e, e anche però per promuovere le competenze digitali dei loro cittadini. E quindi passiamo ai relatori di oggi. Il primo relatore è Claudio Forghieri, un esperto del progetto FAST. Con lui vedremo proprio questo aspetto dei super cittadini digitali, quindi cosa, uh, quali sono anche le modalità proprio per promuovere le competenze digitali dei cittadini. Poi il secondo intervento è quello di Alberto Masini, eh, anche lui esperto del progetto FAS, col quale vedremo invece eh, una parte che riguarda più la, come semplificare la comunicazione da parte dei comuni e quindi come comunicare con semplicità ai cittadini. Abbiamo poi Stefano Rombi, che è un ricercatore dell'Università di Cagliari. Stefano Rombi è anche sindaco del comune di Carloforte, un comune della Sardegna. Non è esattamente un piccolo comune, perché ha qualche abitante in più di 5.000, però pochi, quindi comunque esporrà anche il, il punto di vista di un piccolo comune e che ci presenterà però i dati di una ricerca che sta portando avanti con l'Università di Cagliari sull'utilizzo dei social media da parte dei comuni e dei sindaci sardi. Eh, All'ultimo ci sarà poi la sessione di domande e risposte, quindi vi invito a scrivere in chat le domande che avete per tutti i relatori e le porremo noi alla fine a tutti i relatori. Eh, con questo io interrompo la condivisione e lascio, lascio la parola a Claudio Forghieri. Appena ti vedo in video, perfetto, prego, Claudio. Buongiorno, grazie Roberta, buongiorno a tutti. Allora io. Condivido anche la mia presentazione e chiedo solo conferma se si vede. Sì, si vede. Perfetto. Allora, ehm, l'obiettivo, come vi diceva Roberta, è quello di fare una riflessione sul ruolo che hanno i cittadini digitali nel successo della pubblica amministrazione digitale. Eh, e cioè eh, partire da, dal presupposto che non è sufficiente che una società adotti nuovi strumenti, eh, come dice questo ricercatore dell'Università di New York. Ma è importante che una società cambi e, e ci sia una rivoluzione nel modo con cui funziona la società quando cambiano i comportamenti. E i comportamenti in questo caso non sono solo quelli della pubblica amministrazione, ma anche quelli dei cittadini. L'altra volta, probabilmente per chi ha partecipato. Abbiamo presentato una visione di insieme di tutta quella che è la strategia di cambiamento della pubblica amministrazione oggi. È una strategia estremamente complessa e, e devo dire estremamente condivisibile anche nella sua articolazione. Questa strategia eh, si va a concretizzare in una visione in cui la pubblica amministrazione dotata di piattaforme abilitanti che si integrano con i dati e con i sistemi interni alle Ergo i suoi servizi, eh, appunto un ecosistema di servizi estremamente articolato a cittadini che però devono avere in qualche modo fruito di condizioni abilitanti anche loro. E quali sono queste condizioni abilitanti, che poi vedremo un pochino più nel dettaglio? Beh, sono tutta una serie di questioni, eh, di, 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 di caratteristiche legate all'identità digitale del cittadino il fatto di possedere una sufficiente cultura o comunque competenze di tipo digitale e anche di essere raggiunti da un'informazione che rende consapevoli i cittadini di tutto quello che si può fare nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi di che cittadini stiamo parlando? E questo sarà l'oggetto della prima parte del mio intervento. Che cosa deve saper fare un cittadino digitale? Beh, il cittadino digitale deve riuscire a trovare in rete informazioni che siano vere, dati corretti, deve riuscire... A collaborare tramite la rete, deve essere sempre di più capace anche di configurare e interagire con apparati che sono dotati di intelligenza artificiale, come i nostri cellulari con cui si può parlare, come le varie piattaforme smart che entrano sempre più nelle nostre case. Il cittadino digitale deve essere capace di realizzare anche dei minimi contenuti digitali, minimi o massimi, anche, nel senso di complessità, deve conoscere gli aspetti legali della vita in rete quindi. Non rischiare di violare le norme, per esempio scaricando prodotti pirati o violando il copyright. Deve essere in grado di proteggere la propria privacy e gli apparati dove tiene i suoi dati. E il cittadino digitale deve essere capace anche quasi quotidianamente di risolvere quei, quei piccoli problemi tecnici di aggiornamento, comunque comprendere che tipo di cose deve conoscere per poter vivere questa vita digitale appieno. È una vita che sempre più diventa online e richiamo questo termine coniato da Luciano Floridi, un filosofo eh, di straordinaria fama mondiale, che, che ha coniato questo termine per identificare questa vita che è sempre più per le persone un mix di, di, di spazi fisici, analogici e di spazi digitali. E in questa nostra on life eh, eh, i cittadini cosa fanno? Devono socializzare, devono creare oggetti multimediali. Pensate a quante volte sempre di più e ci facciamo dei selfie, creiamo degli audiomessaggi, facciamo delle video, delle foto. Pensate ancora a chi deve cercare, su, cercare lavoro, che oggi deve essere in grado di costruire dei curriculum digitali, fare delle video interviste, proporsi per un'intervista sul mercato del lavoro quando dall'altra parte c'è uno schermo con un'intelligenza artificiale che lo intervista. Oppure ancora gestire i risultati degli esami sanitari che non arrivano più in formato cartaceo ma sono consegnati in forma digitale e poi magari devono essere mostrati al medico. E poi ancora installare applicazioni, aggiornamenti sugli apparati, comprare online senza farsi truffare, insomma è una vita online sempre più articolata e complessa, e all'interno di queste funzioni c'è anche interagire con la pubblica amministrazione. Allora, se vogliamo fare così una creativa eh, classifica, un ranking del cittadino digitale nella sua vita online privata, purtroppo in giro abbiamo ancora tanti cittadini zero, che sono quelli che sono capaci solo di usare il telefono per le chiamate e che si rifiutano di toccare il computer. Ci sono ormai un numero significativo di cittadini 1.0, sono quelli che navigano i siti e hanno la mail ma ne fanno ancora un uso molto passivo della rete. Ci sono sempre più cittadini 2.0 che sono quelli che, hanno social, che, che usano i social network, che sono capaci quindi anche di commentare, di, di fare un uso interattivo e quindi magari acquistano online e hanno l'home banking. Dopo vedremo meglio chi sono questi. Ci sono i cittadini 3.0 che non possono più fare a meno di avere la banda larga, che usano i servizi in cloud, in streaming e che fanno tutto anche dallo smartphone. Infine, ci sono i cittadini più evoluti, quelli che installano programmi di domotica, che usano soluzioni dotate di intelligenza artificiale, che sono anche molto creativi digitalmente. Nel rapporto con la, con la pubblica amministrazione, i cittadini digitali, anche qui potremmo fare un piccolo ranking, una piccola classifica. Allora. Eh, come sempre, abbiamo ancora dei cittadini zero, sono quelli che telefonano al centralino del comune per ogni problema che fanno la fila di sportelli. Abbiamo quelli un po' più evoluti che invece cercano informazioni sui siti della pubblica amministrazione e bene che vada, scrivono delle mail. Abbiamo i cittadini 2.0 che pagano le multe online e accedono ai servizi online di prenotazione. Quelli un po' più evoluti che segnalano i problemi con le app del comune o via PEC. E che seguono gli eventi della pubblica amministrazione in streaming che usano i servizi online, e poi abbiamo il supercittadino digitale. E questo vorrei farvelo conoscere meglio perché è quello che, in qualche modo, si integra perfettamente con quella pubblica amministrazione digitale che abbiamo descritto la volta scorsa. E quindi è importante conoscerlo bene perché è a quel supercittadino digitale che noi dobbiamo aspirare. Il supercittadino digitale possiede le credenziali SPID, possiede la carta in età elettronica possiede, si è installato le applicazioni che servono per accedere ai servizi attraverso SPID e la carta di elettronica, si è installato, si è dotato eh, di una posta elettronica certificata, è capace di configurare i relativi applicativi, si ricorda le password di tutti questi applicativi e si ricorda anche di aggiornarle. E poi bisogna dire che deve essere anche dotato di uno smartphone piuttosto recente, di un, di un computer abbastanza potente e di avere un collegamento internet veloce e stabile. E quindi eh, per il successo della pubblica amministrazione digitale noi abbiamo bisogno di super cittadini digitali, ma la domanda è, ed è per questo che è importante parlarne insieme a voi, è quanti potrebbero essere oggi i super cittadini digitali. E qui andiamo a prendere alcuni dati che ci arrivano eh, da Eurostat. Eh, questi sono dati europei, dati ufficiali. Questo è l'ultimo dato disponibile sul numero di individui che usano internet per interagire con la pubblica amministrazione. Ora, voi potete vedere che in Italia è il 34%. Eh, non, in questa presentazione non farò mai confronto con i paesi del nord Europa perché lì i numeri sono sempre veramente al limite dell'incredibile o, se vogliamo, un po' deprimente per noi italiani. Eh, però basti questa, questa slide per farvi vedere come in Svezia e Norvegia, per esempio... Il numero di individui che interagiscono con la pubblica amministrazione via Internet è il 90%. In Italia siamo fermi al 34%. E se facciamo un confronto con i paesi che affacciano sul Mediterraneo, che sono quelli che di solito sono anche più vicini a noi, come aspetti economici, sociali e statistici, vedete che c'è una differenza significativa al ribasso per quanto riguarda l'Italia. Quindi, da un, da un rapido confronto con la Spagna, la Francia, la Grecia, ma anche la Turchia, abbiamo un deficit significativo. Peraltro, di questo 34% di individui che ha interagito online con la pubblica amministrazione, soltanto il 23% ha compilato dei moduli online e solo il 26% ha cercato informazioni e scaricato moduli. Quindi è anche un livello di interazione piuttosto basso. E quindi la domanda potrebbe essere perché sono così pochi quelli che interagiscono con la pubblica amministrazione? È un problema di connettività. Non solo, ma colgo l'occasione per fare anche una piccola verifica così fra di noi. Vi chiedo quindi, eh, chiedo quindi ai colleghi della regia di far apparire un piccolo sondaggio e vi chiedo eh, di, 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 di precisare se nel vostro comune ci sono problemi di connettività, se ci sono dappertutto, se ci sono solo in alcune zone, se non ci sono. Così, giusto per capire con chi sto parlando. Potete semplicemente cliccare sulla... Sulla vostra... Adesso io alla regia non vedo i voti in real time, quindi... Sì, al momento hanno risposto circa la metà dei partecipanti al webinar. certo Magari e... poi fai vedere tu le, i risultati per cortesia. Sì, al termine del sondaggio visualizziamo direttamente le risposte, quindi invitiamo anche gli altri colleghi, gli altri partecipanti a rispondere. Aspettiamo ancora 10 secondi e poi dopo mostriamo i risultati. Ok. Vediamo okay. i risultati. Eh, allora, ci sono problemi di connettività dovunque l'11%, in alcune zone il 49%, no il 40%. Quindi comunque è un, dato, è un dato che ahimè non fa il paio con quello generale. Ovvero, allora, intanto la prima considerazione che dobbiamo fare è questa, evidentemente c'è anche un problema di connettività. In realtà se vediamo il dato Eurostat, sulla, che in quella linea blu si vede la media europea delle famiglie con accesso alla banda larga, l'Italia era partita con un, diciamo, un disavanzo piuttosto significativo, ma ormai è abbastanza in media europea. Quindi diciamo, possiamo dire che c'è sicuramente anche un problema di connettività, ma non è un problema solo di connettività. Allora la seconda domanda che possiamo farci è questa, è l'uso di Internet il problema? Non solo e qui vi faccio vedere un'altra un'altra mappa ancora più dettagliata eh, i colori ci danno l'idea di, di quanto viene utilizzato quotidianamente internet come potete vedere l'italia viaggia tra il 70 75 eh, delle famiglie degli individui che fanno un uso quotidiano di internet per il sud fino ad arrivare ad un 80 85 per cento per l'area del nord italia è eh, in questo senso, cioè in termini di uso quotidiano di Internet, l'Italia fa meglio anche della Francia e della Grecia ed è in linea perfettamente con la Spagna, la Germania e l'Est Europa. Quindi no, c'è sì qualche problema di connettività, ma in termini di uso quotidiano della rete, in realtà l'Italia non è assolutamente indietro rispetto ai paesi con cui ci stiamo confrontando, resta indietro con il nord Europa, come sempre. Allora uno potrebbe pensare in quel problema di interazione con la pubblica amministrazione, il problema è la qualità dei servizi online della pubblica amministrazione. Perché se sono servizi che sono poco usabili, eh, che se sono servizi che sono difficili da usare, perché i cittadini si sono abituati a usare delle piattaforme come Amazon, Booking, Ryanair, allora poi i servizi della pubblica amministrazione non vengono usati per quello. Allora la domanda è questa, se fosse un problema di usabilità noi dovremmo vedere un gap di utilizzo eh, diverso sull'e-commerce e, e l'on-banking, cioè noi dovremmo vedere che la pubblica amministrazione non viene utilizzata dai cittadini online, ma al contrario altri servizi sì. E Invece non è così, se noi andiamo a vedere ancora una volta l'utilizzo dell'on-banking negli ultimi tre mesi, vediamo che l'Italia ha circa un 29% di utilizzo nelle aree del sud, adesso è un po' diverso da regione a regione, però diciamo, viaggiamo tra un 29% e un 35% e un 55% nel nord Italia. Quindi, come si vede dai colori, a parte la Grecia, l'Italia fa mediamente peggio di tutti gli altri paesi, cioè anche a livello di un banking eh, l'Italia diciamo, è indietro, rispetto all'utilizzo di questi servizi. Allora uno potrebbe pensare, ma, sì, ma perché non ci si fida delle banche? Le banche italiane funzionano male. Non è così, perché se andiamo a vedere l'e-commerce, vediamo che ancora una volta l'Italia è in grave deficit, praticamente è, è, è ancora più indietro rispetto all'home banking. Praticamente tutti gli altri paesi europei fanno meglio dell'Italia, cioè hanno un utilizzo della rete per comprare online superiore a quello del nostro paese. Non possiamo che arrivare a una conclusione, cioè che molti italiani fanno un uso solo elementare di Internet, un uso molto passivo. Perché? E ancora una volta ci vengono incontro le classifiche e le analisi, le statistiche di Eurostat. Come possiamo vedere, questo è un dato che ci fa, ci fa vedere quali sono le conoscenze basiche di, di, digitali dei paesi europei, l'ultimo aggiornamento del 2021. E da qui vediamo che l'Italia si posiziona al quarto ultimo posto. Eh, la percentuale di popolazione tra i 16 e i 74 anni con competenze digitali di base è inferiore al 50%. Eh, c'è quindi un problema di competenze, c'è un problema di capitale umano che incide sicuramente sullo sviluppo del paese, ma anche per la pubblica amministrazione in gioco ci sono proprio le prospettive di utilizzo dei servizi online, quelli su cui stiamo facendo grandi investimenti proprio in questo periodo e che da qui al 2026 ci faranno avere uno straordinario sviluppo dell'offerta di servizi online. E quindi è importante interrogarsi su questa questione. Eh, entriamo un attimo ancora più nel merito. Eh, questa è la statistica del DESI, cioè il, 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 il sistema di rilevazione eh, cosiddetto Digital Scoreboard europeo, che ha diverse dimensioni. Quella che state vedendo ora è quella legata alla subdimensione del, del capitale umano. Vedete che anche in questo caso l'Italia si posiziona malissimo, cioè al terzultimo posto. Quelle due barrette rosse e azzurre stanno a significare, per quanto riguarda l'azzurro, la percentuale di individui con competenze digitali di base o avanzate nelle varie dimensioni. E vedete che siamo messi male, ma non così male come invece nella barretta rossa. La barretta rossa è quella che, che, che misura la percentuale di impiegati specializzati in ICT, di donne specializzate in ICT, di imprese che fanno la formazione ICT per i dipendenti e di laureati in materia ICT. Quindi il problema non è solo limitato ai cittadini, non è limitato magari ai cittadini che abitano in zone disagiate, che magari ancora non sono perfettamente raggiunti dalla rete è comunque una, una dimensione di capitale umano molto più ampia e comunque preoccupante per il nostro paese. E prendiamo, faccio vedere gli ultimi due dati statistici, poi non vi annoio più con, con i numeri. Se prendiamo un tipo di mh, elaborazione statistica completamente diversa, questa invece è un'elaborazione, si chiama We Are Social, viene aggiornata tutti gli anni e serve soprattutto per obiettivi di tipo di marketing. Eh, vedete che comunque anche questi dati confermano un numero, una percentuale di popolazione piuttosto rilevante in Italia che usa Internet, qui si parla dell'86% della popolazione, quindi 50 milioni di italiani usano Internet, di questi 50 milioni 43 milioni usano anche attivamente i social media e quindi comunque parliamo di una cifra significativa della popolazione, siamo al 75% degli italiani che usano i social media, ma se poi andiamo a vedere... Sempre sulla base delle stesse statistiche, e quanti sono quelli che usano servizi di, di home banking, che fanno investimenti o assicurazioni online? Vediamo che scendiamo al 31%. Quindi, anche in questo caso, non parliamo poi di pagamenti con mobile, che sono al 16%. Anche in questo caso, diciamo, anche a fini di marketing, a fini diciamo, di business, i dati non fanno che confermare uno scenario quantomeno preoccupante per quello che sarà il futuro dell'utilizzo dei servizi online. La domanda quindi è che cosa si può fare e soprattutto che cosa può fare un piccolo comune, visto che anche i piccoli comuni nel giro di poco tempo saranno grandi erogatori di servizi online e di grandi efficientamenti legati al digitale. Ecco allora che vi propongo quattro azioni per moltiplicare quelli che eh, mi piace chiamare i super cittadini digitali. Quattro azioni che sono divise in tre macro ambiti. Eh, il primo è il grande ambito della motivazione, cioè bisogna riuscire a motivare i cittadini e far loro capire che c'è bisogno di acquisire competenze digitali. E, e quindi qui parliamo di marketing e di, di comunicazione. Poi c'è un altro ambito che è quello legato all'accrescimento delle competenze, eh, accrescimento delle competenze in cui ci viene incontro un'altra straordinaria opportunità europea che è quella del DigiComp. Eh, un framework che in qualche modo ci permette di avere le idee molto chiare su quello che i cittadini dovrebbero conoscere e questo dover conoscere è fatto fondamentalmente di tre mondi quello della consapevolezza cioè sono consapevole che ci sono delle cose che si possono fare digitalmente e quindi che sarebbe utile conoscere quello delle abilità e quindi i veri e propri skill lo so fare quindi ne sono consapevole lo so fare e ho anche un'attitudine a continuare a formarmi, a continuare a studiare, a continuare a informarmi su questo mondo in continua evoluzione. E infine il terzo ambito molto importante è quello della condivisione, e cioè riuscire a, a creare delle condizioni perché ci siano, diciamo, dei contesti di moltiplicazione delle competenze. Ma vediamo un po' meglio le cose. Proviamole a calare nella dimensione del piccolo comune italiano. Nel giro di qualche tempo, nelle vostre amministrazioni arriveranno nuovi applicativi, probabilmente in cloud, grazie ai fondi del PNRR. Avrete un nuovo sito web e nuovi servizi online, grazie ai fondi del PNRR. Da qui al 2026 avrete anche necessità di ottimizzare le poche risorse umane delle vostre amministrazioni e, e cercare di ottimizzare questo grande investimento che tutta la, la, la Pubblica Amministrazione italiana sta facendo. Quindi, è davvero un problema se cioè i nuovi servizi online dovranno essere usati dagli utenti, altrimenti sarà solo un doppio lavoro, un grande spreco di risorse. Dobbiamo anche chiederci chi sono gli utenti del piccolo comune, perché sarebbe abbastanza limitativo pensare che siano i residenti e basta. L'utente dei servizi del comune può essere quello che vive nel comune, ma può anche essere residente del comune ma abitare da un'altra parte e quindi avere molto comodo la possibilità di accedere ai servizi attraverso la rete potrebbe essere una persona che vive altrove ma aiuta i genitori anziani che invece risiedono nel comune. Può essere una persona che ha una casa nel comune ma risiede da un'altra parte. Oppure potrebbe essere ancora qualcuno che verrà a lavorare in un'azienda che si trova nel nostro piccolo comune. Oppure qualcuno che sta valutando se venire a vivere nel nostro comune oppure in quello accanto. E quindi qui c'è anche un tema di marketing territoriale in termini appunto di qualità di servizi online e di qualità dell'offerta. Guardiamo quindi queste quattro azioni che possiamo fare un pochino più nel dettaglio. La prima, come vi dicevamo, rientra nell'ambito della motivazione e quindi è una vera e propria questione di marketing dei servizi. E se noi pensiamo a che tipo di eh, problema si pone il cittadino davanti a qualunque servizio della pubblica amministrazione, Quasi sempre ci sono quattro domande che ci si pone. La prima è dove trovo, dove trovo le informazioni aggiornate su questa cosa? Cioè, come faccio a essere sicuro che le informazioni sono quelle giuste? La seconda è e qui eh, tipicamente il cittadino, quello 1.0 o 0, che cosa faceva? Per avere le informazioni aggiornate si presentava in comune allo sportello. Eh, la seconda è come faccio a ricevere informazioni puntuali? Che mi arrivano direttamente a me riguardo alla mia pratica, e ancora una volta che cosa faceva il, il cittadino zero? Telefonava in comune per avere informazioni. Il terzo, la terza domanda è: come posso farmi spiegare meglio come funziona questo servizio? E ancora una volta il Cittadino Zero era quello che si presentava fisicamente presso il sportello che telefonava. E infine, come faccio a pagare, a prenotare quindi a, a, a trasferire dei dati? Allora. Il, il, la strategia di marketing che dobbiamo attuare è quella che a ognuno di queste domande deve corrispondere una soluzione digitale, quindi per ogni servizio noi dovremmo chiederci, appunto dovremmo proporre una soluzione vantaggiosa in termini di dove trovi le informazioni generali che sono sicuramente aggiornate, in questo caso il sito, con che canale posso ricevere delle informazioni personalizzate, per esempio con l'app io, per esempio attraverso la mail, Oppure ancora, come faccio a pagare? Ora possiamo dire: puoi pagare con l'appio, puoi pagare. Come, faccio, come fai a prenotare? Puoi farlo attraverso il sito web. E le relazioni, e questo elemento relazionale potrebbe essere fatto, per esempio, mettendo un numero di telefono, mettendo una chat, mettendo eh, qualcosa che aiuti il cittadino a sentirsi tranquillo nell'accedere al servizio online, eh, appunto, con un appiglio che permette magari di. Avere una soluzione per avere informazioni puntuali nei momenti in cui ci saranno difficoltà davanti al servizio online. E quindi, in questo obiettivo motivazione, noi abbiamo delle leve. E la prima, appunto, è avrai più opportunità, cioè se impari a usare eh, tutti gli strumenti del di digitale, potrai avere molte opportunità in più. Nella tua vita privata, nella tua vita online, quindi sul lavoro, nella crescita professionale, nella formazione, nel comprare le cose, nei contatti anche con parenti e amici lontani, ma avrai sicuramente dei vantaggi anche in termini di rapporti con la pubblica amministrazione, perché le tue comunicazioni saranno più sicure e saranno protocollate automaticamente, potrai ricevere degli avvisi automatici sulle scadenze attraverso l'appio, sul sito troverai tutto e lo troverai sempre aggiornato, e poi farai prima, perderai molto meno tempo. La seconda leva che possiamo usare è quella della convenienza, perché indubbiamente una volta che si è imparato a utilizzare questi strumenti, diventare super cittadini digitali significa un po' di impegno, in cambio però di molto meno spreco di denaro e, e a a restare invece un cittadino analogico. E infine la pubblica amministrazione sempre di più si sta abituando a fare anche delle forzature, e cioè decidere che certi servizi diventano digital only, quindi... L'abbiamo già visto con le iscrizioni a scuola, l'abbiamo visto con certe prenotazioni di servizi durante il Covid, l'abbiamo visto per esempio fare da, dall'Inps per l'accesso ai servizi pensionistici. Probabilmente in molti casi potrebbero servire anche degli intermediari, dei facilitatori per aiutare i più fragili, ma anche questa è una leva importante per stimolare le persone a diventare super cittadini digitali. La seconda azione importante è quella della comunicazione. E quindi noi dobbiamo sempre chiederci eh, come possiamo informare, quali sono i mezzi che abbiamo a disposizione per fare in modo di far conoscere che ai, i servizi come erano acceduti prima, adesso possono essere acceduti in un modo completamente diverso. Per esempio, ma lo vedremo dopo con il collega di Carlo Forte, eh, gestire e aprire un profilo, un gruppo sui social network richiede un po' di impegno e continuità, ma è la portata anche di piccole amministrazioni. Vi faccio solo un piccolissimo esempio, il comune di Pietraporzia, in provincia di Cuneo, ha 73 abitanti, ma ha una pagina Facebook con 1480 followers, aggiornata con continuità con informazioni che spaziano dal turistico all'informazione per i cittadini. La terza azione importante è quella legata alla formazione e alla facilitazione. In questo senso vi dicevo prima il Digicomp ci viene incontro perché ci permette di conoscere eh, in modo molto puntuale tutte quelle che sono le aree di competenza che ogni cittadino dovrebbe possedere. Eh, peraltro eh, è molto interessante perché l'ultima versione del Digicomp presenta um, più di un centinaio di casi specifici che descrivono che cosa dovrebbe saper fare il cittadino nei diversi contesti, e quindi possono essere usati come un vero e proprio manuale di cose che dovrebbero sapere. Peraltro l'Unione Europea propone anche questo test online accessibile a tutti per verificare le proprie competenze digitali. Quindi anche questo è uno strumento che può essere proposto ai cittadini. Per quanto riguarda invece i dipendenti pubblici abbiamo un'altra soluzione molto interessante. Appena è stato pubblicato il nuovo syllabus eh, che propone un percorso di formazione per, sulle competenze digitali della pubblica amministrazione. Questa è proprio una novità di questi giorni eh, che va a sostituire il vecchio syllabus disponibile da. Da un po' di tempo eh, e le amministrazioni possono partecipare e, e farne fruire eh, a tutti i dipendenti c'è un test di ammissione per vedere a che livello ci si pone e poi dopo si possono frequentare i corsi collegati al livello a cui si è, eh, ci si è posizionati l'ultima azione importante è quella delle contaminazioni positive che cosa vuol dire contaminazioni positive vuol dire che spesso in italia si apprende per contaminazione positiva, si, si, si apprende perché qualcuno vicino a noi, un collega, un figlio giovane un po' smanettone, un marito che magari in azienda eh, fa delle attività più tecniche e così via, ci fa conoscere, ci rende consapevoli che con il digitale si possono fare delle cose che prima non ci si immaginava. È un mondo che cambia continuamente, quindi questa è una cosa abbastanza naturale. Allora il problema è riuscire a fare in modo che tutti abbiano la possibilità di ricevere questa, eh, diciamo, questo, questo contagio positivo. E quindi abbiamo gruppi di anziani che potrebbero essere di esclusi, di esclusi digitali e invece si trasformano in, in silver surfers che sono in grado addirittura di insegnare qualcosa ai loro nipoti o viceversa, potremmo avere dei millennials che si trasformano in tutor digitali o peggio invece che pur essendo degli smanettoni con i loro cellulari non hanno però ben consapevolezza di quello che stanno facendo sulla rete. Quindi moltiplicare oli di contaminazione positiva è sicuramente qualcosa di estremamente utile per ogni amministrazione, anche i piccoli comuni. Vi faccio alcuni esempi perché credo che siano interessanti. La Misano Adriatico, che è un comune romagnolo, eh, ha, ha fatto, diciamo, fa un'attività di facilitazione presso la sua biblioteca e utilizza in modo abbastanza smart. Una proposta della regione Emilia Romagna, che è quella di Pane Internet, vengono fatti dei webinar, vengono fatte parecchie attività eh, per la formazione e la facilitazione di digitale, però vengono fatti anche dei webinar a tema. Siccome però molti cittadini non hanno neppure il livello sufficiente per partecipare a questi webinar a temi, la, la biblioteca organizza, eh, diciamo, di assistere al webinar in presenza con un facilitatore, quindi le persone possono... Evolvere le loro conoscenze, avendo però qualcuno che in quell'occasione gli sta accanto e, diciamo, gli aiuta a, a connettersi e a, a, a proseguire nel loro percorso di conoscenza. Eh, queste attività sono promosse eh, dal punto di facilitazione, appunto, del Comune di Misano attraverso i canali social del Comune, attraverso il sito istituzionale con una newsletter, con dei comunicati stampa sui quotidiani locali e mettendo fuori qualche locandina. Un altro. Esempio interessante è quello dello sportello digitale a Novellara. In questo caso, invece nel comune di Novellara, è lo stesso responsabile de della transizione digitale, si è fatto proprio un orario di ricevimento in cui inizialmente l'idea era quella di fare delle attivazioni di SPID e del fascicolo sanitario, ma poi piano piano, diciamo che i cittadini sono abituati ad andare dall'RTD a chiedere Informazioni un po' su tutto quello che riguarda la loro vita digitale. Quindi è diventato anche un elemento di socialità molto importante. È chiaro che eh, non vorrei spaventare gli, i responsabili della transizione digitale che ci stanno ascoltando. Questo tipo di attività, per esempio, potrebbe essere fatto anche con i volontari del Servizio Civico Digitale. Quindi. Per concludere questa presentazione, eh, la domanda che potremmo farci è questa: che cosa accadrà nei prossimi tre anni se la pubblica amministrazione, se, se PA Digitale 2026 sarà un successo? Beh, molto probabilmente avremo un aumento di domicili digitali dei cittadini, un aumento di accessi con speed e la carta elettronica, avremo un aumento di pagamenti con Pago PA, un aumento di accessi ai siti dei nostri comuni che saranno anche nuovi e rifatti secondo le linee guida agitative. Ad ogni comune arriveranno più documenti informatici da protocollare, più applicativi, avremo più applicativi integrati fra di loro e molto probabilmente si ridurrà il numero di certificati anagrafici che dovremo fare presso lo sportello, avremo meno persone fisicamente presso gli sportelli, avremo meno bisogno di messi in notificatore. Serviranno però sicuramente in cambio nuovi obiettivi. Servirà un'organizzazione diversa, un'organizzazione pensata per una pubblica amministrazione digitale. Servirà una, una comunicazione diversa, molto più focalizzata eh, a promuovere un utilizzo intelligente e un'interazione intelligente con la pubblica amministrazione. Dovremmo ripensare anche al tipo di competenze che servono ai, ai vecchi e ai nuovi assunti, e sicuramente dovremo avere, fare in modo che ci sia un'ampia conoscenza del CAD e che ci siano fondamenti di comunicazione un po' per tutti. Quindi, se vogliamo fare ancora una volta in modo un po' creativo e provocatorio un ranking delle pubbliche amministrazioni, allora la Pubblica Amministrazione 1.0 è quella di ieri, è quella che semplicemente è online e riceve e invia comunicazioni digitali, magari attraverso la PEC. La PA 2.0 è quella a cui stiamo arrivando già oggi, è quella del, del PNRR, è una pubblica amministrazione in cloud, è una pubblica amministrazione che eroga servizi online che rende usabili e accessibili i suoi canali digitali, quindi che li fa fatti bene. È una pubblica amministrazione che ha integrato le piattaforme abilitanti, quindi che è integrata con Speed, con PagoPA, con, con il sistema delle notifiche. È una, è una, è una, è una pubblica amministrazione, anche, quindi un piccolo comune, che condivide i dati con le altre pubbliche amministrazioni attraverso la piattaforma nazionale dei dati e, e, e che magari pubblica anche qualche open data. Però poi, se guardiamo ancora più avanti, la Pubblica Amministrazione 3.0 è una Pubblica Amministrazione che comunica, quindi che è presente anche sui social media, che comunica i servizi con vari mezzi, che sviluppa le competenze digitali dei competenti e dei dipendenti, e che usa i dati in suo possesso. e In questo senso, devo dire, avremo grandi vantaggi, grazie ai nuovi applicativi sostenuti finanziariamente dal PNRR, quindi avremo la possibilità attraverso questi applicativi di anticipare i bisogni dei cittadini, di, di mandare in anticipo le scadenze, di mandare in anticipo le informazioni. E infine, la pubblica amministrazione 4.0 è quella che si preoccupa anche dei cittadini, quindi che sviluppa le competenze digitali dei suoi residenti, dei suoi cittadini, che investe nel servizio civile digitale, che sostiene azioni di facilitazione. Io, eh, Chiudo questa presentazione dicendovi che poi troverete, scaricando le slide, alcuni link utili che sono eh, le linee guida per la promozione dei servizi di Agid, un documento interessante anche se ha un paio d'anni. Eh, anche PagoPA, che è la società pubblica che, che sviluppa PagoPA e l'APIO, ha dei kit di comunicazione molto utili da, da, da utilizzare. E infine c'è anche il link ai materiali di dacci di Pane Inter della Regione Emilia-Romagna, da cui si possono scaricare e utilizzare parecchie cose. Vi ho lasciato anche alcuni altri esempi di azioni possibili a costi ridotti di comunicazione che magari valutate se possono essere utili alle vostre amministrazioni. Buon proseguimento. Benissimo, grazie Claudio. Io eh, ricordo a tutti i partecipanti, anche appunto coloro che si fossero collegati non all'inizio, che la registrazione poi sarà disponibile e ve ne manderemo il link. E, e che come l'obiettivo di questi webinar è anche un po' di, di aggiornarci e anche di farvi riflettere, però, no? su quali possano essere le vostre priorità, su quali sono, eh, come dire, quali sono i percorsi che magari volete intraprendere e in. In questo in cosa vi può aiutare anche il progetto fast allora chiedo adesso ad alberto masini di attivare il video con alberto masini perfetto ti vedo in video parliamo della di come semplificare il linguaggio per rendere i servizi più efficaci prego alberto grazie buon pomeriggio anche da parte mia eh, il dunque vedo di condividervi Ok, dovreste... Sì, lo vediamo. grado di vedere, benissimo. Um, allora, eh, Claudio ci ha parlato de, di questo essere mitologico che è il super cittadino digitale e, e mentre lo sentivamo parlare, magari tutti pensavamo se veramente viveva solo nella sfera mitologica o se eh, in, realtà, in realtà esiste. Ovviamente Claudio ci ha dimostrato che esiste ma eh, ha bisogno sicuramente di, di grande aiuto. E ancora più bisognosi di aiuto sono i non super cittadini digitali, cioè tutti quei cittadini che ogni volta che interagiscono con la pubblica amministrazione si trovano in, in forte difficoltà. Spesso una di queste difficoltà è proprio come la pubblica amministrazione parla con i cittadini. Eh, esistono ovviamente manuali, corsi, linee guida sulla comunicazione e ovviamente questi pochi minuti non vogliono essere un, 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 un diciamo riassunto di un buon corso di comunicazione, vogliono però essere una condivisione di alcune brevi riflessioni, una piccola pulce nell'orecchio che, eh, che vi magari mh, farà. Venire un po' di curiosità su, su approfondire sul tema di come parliamo ai, ai nostri cittadini. Allora, per, per fare questa riflessione, la, la, la mia idea è stata quella di partire con un, un testo che forse avete già incontrato. Di, di Italo Calvino per il giorno del 1965 mi sembra e in cui parlava dell'antilingua allora ha, ha creato questa situazione ovviamente eh, fittizia di un, uh, un episodio di cronaca eh, in un negozio vengono rubate delle bottiglie di vino alcune di queste bottiglie vengono nascoste nello scantinato eh, una persona va ad accendere la caldaia, vede una bottiglia, non sapendo che c'era stato il furto, se la porta in casa per, per eh, bersela e eh, ovviamente viene subito indagato dai carabinieri. E, e infatti, quando il brigadiere lo convoca, il cittadino, il, il povero indagato, diciamo così, deve fare la sua dichiarazione. Dice: Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino, di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermela a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata. Ovviamente, il brigadiere prende nota. Con la sua macchina da scrivere, siamo nel 1965, e dice il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara di essere casualmente in corso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, eccetera, eccetera. Eh, Italo Cavino, ovviamente, voleva farci sorridere e credo che ci sia decisamente riuscito, ma. Uh, pensando, bene, pensando bene a come scriveva il Brigadiere e come purtroppo anche noi scriviamo spesso nelle nostre comunicazioni ufficiali, beh, eh, Italo Calvino di questo diceva una cosa: che ogni giorno centinaia di migliaia di concittadini traducono mentalmente in un'antilingua inesistente. E peggio ancora, Italo Calvino non lo diceva, ma lo possiamo, lo possiamo desumere. A questo punto, milioni di eh, nostri concittadini devono tradurre da un'antilingua inesistente e quindi devono fare uno sforzo per capire che cosa l'amministrazione sta comunicando. E, e il, 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 il problema è che quando scriviamo, spesso scriviamo per noi stessi, scriviamo. Per persone che, come noi, magari eh, vivono nel, nell'amministrazione e, e ne condividono il lessico e ne condividono i formati. Non scrivono, non scriviamo per le persone, tra l'altro. Eh, io ho fatto le scuole elementari e le medie negli anni '70, era considerato un valore, una sconfitta dell'ignoranza a fare dei periodi molto lunghi con un sacco di incisi e di, di, di subordinate. E adesso fortunatamente sappiamo che non è più così. Scrivere in modo semplice è decisamente più importante. Quindi fare dei documenti che non siano documenti che richiamano altri documenti e quindi fare appunto documenti semplici e lineari con un linguaggio semplice e chiaro e con un'organizzazione che sia logica e facile. Ad esempio, se un documento è troppo lungo, mettere all'inizio un indice dà la possibilità di comprendere la struttura di, del, del documento stesso. Trovate anche altri suggerimenti molto interessanti nel, manu nel manuale operativo di design fatto da Designers Italia. Per chi non li conosce, è un'iniziativa e di fatto un team eh, che lavora per Agit e il Dipartimento della Transizione Digitale. Sempre loro hanno fatto un altro manuale mh, abbastanza, abbastanza interessante, eh, guida al linguaggio della pubblica amministrazione. E dove usano questo slogan? Il linguaggio deve includere e non escludere, e questo è, è assolutamente fondamentale. E deve essere fondamentale ogni volta che, che scriviamo qualcosa. Ad esempio, usare termini comprensibili a tutti. Eh, L'esempio che fanno loro è ad uopo, nelle more di. Che, se, se, se non. Se non eh, lavori, diciamo, con, con eh, leggi o, o dei termini, o delibere, probabilmente non sai assolutamente che cosa significhi. No, non l'ho segnato qua, ma una mia, un, un mio proprio tarlo personale è la congiunzione, ovvero ora, la congiunzione, ovvero ha due significati in italiano che sono praticamente contrapposti. No, non, non, non so quale sia la storia per cui eh, questa cosa sia nata, ma eh, da una parte eh, vuol dire oppure, quindi ha una funzione disgiuntiva, e dall'altra ossia, quindi ha un valore esplicativo. Vi rendete conto che usare, ovvero, in una norma... Eh, lo si sta usando in maniera disgiuntiva, ma nel linguaggio normale vuol dire ossia, cioè vi spiego che. Per cui nel momento in cui lo utilizzate, non utilizzatelo come nella norma, ma utilizzatelo come le, il, il lettore medio di, di, di italiano eh, riesce a, a comprendere. E mh, mh, siccome parlavo di norme, voglio farvi un, un, paio di, un paio di esempi eh, interessanti. Noi sappiamo come è fatto un, anno, un atto amministrativo. Eh, L'atto amministrativo è definito a un formato ben preciso, deve essere seguito il formato, eh, se no si rischia la nullità dell'atto stesso, per cui sappiamo che eh, il sindaco, vista la legge, vista la richiesta, acquisito il parere e giù pagine di, 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 di preambolo e, e poi ritenuto, considerato, dato atto e via ancora pagine di, di, di motivazioni, e determina, delibera, un sindaco delibera, eh, oppure decreta, eccetera. Finalmente arriviamo a capire che cosa eh, voleva eh, deliberare il nostro sindaco. Eh, chi è abituato a leggere questo tipo di atti va già con l'occhio automaticamente nella scritta delibera, che è eh, probabilmente scritta tutto quanto in maiuscolo, probabilmente con una giustificazione centrata, e, e quindi sappiamo arrivare al punto che ci interessa e da lì iniziare a leggere. Ovviamente chi è meno avvezzo a leggere delibera o del termine eh, passerà veramente un, un sacco di tempo e perderà probabilmente motivazione prima di arrivare a capire che cosa, che cosa il nostro sindaco voleva fare. E abbiamo detto che l'atto amministrativo deve restare così, no, non siamo sicuramente noi a, a cambiarne il formato. Ma quello che possiamo fare è mettere di fianco all'atto, eh, ad esempio, una spiegazione che veda la prospettiva del lettore. Eh, il lettore vuole sapere cosa si è deciso e perché lo si è deciso. Il, il sindaco. Eh, eh, delibera la chiusura dell'area bambini dei giardinetti pubblici a seguito della comunicazione da parte di alcuni genitori eh, del fatto che la, mh, sto creando adesso, eh, la catenella del, dell'altalena è, è molto arrugginita e rischia di rompersi. Poi magari sotto si può anche mettere eh, che c'è stato eh, un, un, un visto, un considerato, cioè qualsiasi cosa. Però l, noi leggiamo questa comunicazione e appunto capiamo esattamente chi ha deciso cosa e perché, e lo capiamo in un attimo. La cosa anche che io trovo sempre molto simpatica è che, ma verrà immagino approfondita eh, nel, nel, nell'intervento di Stefano Rombi, eh, quando comunichiamo, cioè le stesse persone che comunicano su web, eh, comunicano in un modo, su web parlo ad esempio dei social media, Comunicano in un modo molto più chiaro, molto più sintetico e molto più stringato. Quando poi passano alla comunicazione ufficiale del, del, del proprio comune o della propria amministrazione, più in genere, invece eh, tornano a parlare l'antilingua di cui parlava eh, Calvino. E, e quindi fanno continuamente questo, questo switch. Questo switch forse non, non è più necessario. In un lavoro fatto sulla lingua nella pubblica amministrazione con, con una collega alcuni anni fa, eh, avevamo anche raccolto una serie di esempi, una serie pi piuttosto corposa. Eh, ho deciso di riproporvene solo due per non uh, annoiarvi, eh, però sono due esempi secondo me interessanti. Eh, questo è proprio nei primi mesi del Covid 2020, però ho, ho ricontrollato il link è ancora valido, quindi la comunicazione è ancora è ancora su. Come vedete, sembra veramente una, una determina. E, il si dispone, non so se riuscite a cercarlo con l'occhio, arriva più o meno a metà di questa comunicazione. E questo è su un sito della, della Questura, quindi... Eh, chi legge questa comunicazione capisce che gli uffici sono chiusi salvo eh, situazioni particolari dopo aver letto una serie di, di cose mediamente irrilevanti per il fatto di capire se io per il passaporto posso andare o non posso andare. Avevamo provato con la collega a fare alcuni esempi di semplificazione, ad esempio questa era diventato un... Una proposta, poi mm, possono essere fatti anche meglio, devo dire. Gli uffici della Polizia Amministrativa e di tutti i commissariati, compreso l'ufficio passaporti, ricevono il pubblico per licenza o passaporti soltanto, e questi sono i casi, e, e sotto c'è il motivo, perché soltanto in quei momenti. Mentre con la collega raccoglievamo materiale, ehm, la collega è italiana d'origine pakistana, suo padre vive in, in Italia da tantissimi anni, parla decisamente bene l'italiano, eh, però ovviamente non è madrelingua, per cui nelle comunicazioni con l'amministrazione si eh, è trovato... Ad avere difficoltà. Eh, ne ho presa una che è interessante. Si fa riferimento all'istanza attesa al conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi eccetera, eccetera, e poi si parla dell'istruttoria, risulta che il, il reddito dichiarato. Benissimo, ma perché non farla così? In seguito alla sua richiesta, le comunichiamo. E poi sotto ci sono elencati i parametri. In questo modo è molto più schematico. Poi magari si allega anche la comunicazione ufficiale, però, ad esempio, una lettera. Dico lettera perché in questo caso era un documento cartaceo, se non, se non ricordo male. Una lettera. Che, eh, che dice allora questa è la sintesi così capisci e capisce chiunque soprattutto se non ha un, una competenza dell'italiano come può essere un, una persona immigrata ma come può essere anche una persona con un livello eh, di, di, di scolarizzazione non, non elevatissimo e, e sappiamo che ce ne sono tanti sia tra, tra gli anziani, ma purtroppo anche nelle, nelle generazioni più giovani. Insomma, aggiungere una spiegazione che permette di, di comprendere e di, di, di che cosa poi si dirà nell'atto ufficiale scritto nel, nel linguaggio. Eh, per, per aiutarvi a... adesso questi sono due esempi, non sono forse neanche i più belli, però insomma non, non volevo eh, andare avanti ore e ore a farvi leggere testi e vedere come, 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 li, li, li si possono, come si possono tradurre. Ci sono degli strumenti che possono darvi una mano, ad esempio... Con Google Analytics è possibile vedere la frequenza dell'uso delle parole, per cui se uno ha un dubbio tra una scelta di sinonimi, magari usare la parola più frequente può essere una, una scelta corretta. Eh, esistono anche degli indici, uno dei più famosi è quello che si chiama eh, eh, Gulp is. Gulp era il gruppo universitario linguistico pedagogico della Sapienza dove insegnava appunto Tullio De Mauro e quindi Tullio De Mauro e i suoi collaboratori presero un indice eh, l'indice di Fish eh, che è pensato per l'inglese lo adattarono per l'italiano e con questo si riesce, con eh, l'applicazione de di questo indice, a capire la complessità di, di, una, di una frase basandosi sulla lunghezza della frase stessa, la lunghezza delle parole. Ovviamente, nessun indice di questo tipo è. La, la, la singola chiave di successo per cui non è che scrivete un testo, applicate l'indice e avete la, la, la soluzione e, e trovate subito cosa cambiare. Però è, è uno strumento, è uno dei vari strumenti che potete utilizzare per eh, capire meglio il, 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 se state scrivendo in maniera troppo complessa o poco complessa. Poi pian piano diventa ovviamente un'abitudine. Abituni, che per certi versi è, è forse d'obbligo, eh, sempre Tullio De Mauro, eh, su due parole. Eh, due parole è stata una rivista eh, coordinata da, da, da Tullio De Mauro, purtroppo, una rivista che non esiste più. Tra l'altro, eh, per chi è interessato, eh, c'è un sito in cui è possibile consultare tutti i numeri eh, che sono usciti di Due parole. A un certo punto, eh, Tullio De Mauro fa un'affermazione molto, secondo me, molto forte e, e, molto, e, e, e molto interessante. Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un, è un maleducato se parli in privato e da privato. È qualcosa di peggio se un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico o un eletto dal popolo, che è al servizio di un pubblico, ha il dovere costituzionale di farsi capire. Ora, Giulio De Mauro, tra l'altro, è stato anche... Eh, ministro della Pubblica Istruzione, quindi il, diciamo che eh, ha avuto anche un incarico pubblico, in più era un insegnante, per cui ha avuto un incarico pubblico in qualità di insegnante, e sicuramente era uno che parlava di temi estremamente complessi, eh, quali la storia linguistica d'Italia, eh, in maniera molto, molto semplice. Eh, beh, questa semplicità, un, appunto questo invito a usare un linguaggio breve e semplice, è l'invito che noi vi, vi trasmettiamo in modo che il vostro cittadino, momen nel momento in cui inizia a interagire con, con voi, si trovi non con un muro davanti, tecnologico da una parte. E, eh, linguistico dall'altra ma si trovi una porta completamente aperta e si trovi a comprendere esattamente eh, cosa cosa gli viene richiesto e cosa gli viene comunicato io direi che vi ho rubato già abbastanza tempo per cui ripasso la parola a, a roberta eh, con la grande curiosità di sentire come, eh, eh, diciamo, di sentire un po' dell'esperienza della comunicazione sui social media. Roberta. Grazie, Alberto. Grazie molte. Allora passiamo la parola adesso a Stefano Rombi che aspetto di vedere in video. Stefano Rombi abbiamo detto è ricercatore dell'Università di Cagliari del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ma è anche sindaco di Carloforte, un quasi piccolo comune della, del sud della Sardegna. Eh, con lui quindi vediamo alcuni risultati di una ricerca che sta portando avanti con l'università eh, che riguarda proprio l'utilizzo dei social media da parte dei comuni e dei sindaci sardi. Prego Stefano. Grazie, grazie a tutti, eh, spero che si senta, sì, grazie sì, per l'invito. Allora, intanto devo dire che da, da sindaco ho preso appunti eh, sulle cose che ho sentito, mi hanno molto interessato, eh, sia sul come tentare di costruire una cittadinanza. Eh, più attiva digitalmente e anche su come semplificare gli atti che i, i nostri uffici producono, che certamente sono comprensibili per noi, molto meno per chi, per chi deve poi usufruirne. Eh, io invece mi mh, soffermo, come diceva Roberta, su una ricerca che sto conducendo insieme ad Alessandro Lovari, eh, Venturino ed altri, eh, che peraltro è finanziata dalla Fondazione di Sardegna, sulla... Mh, eh, sull'uso dei social media eh, nei comuni chiaramente sardi, eh, tuttavia credo che alcuni insegnamenti possano essere mh, utili anche per il resto dei comuni, anzi più che insegnamenti alcune informazioni, perché eh, la ricerca è ad uno stadio eh, per adesso meramente quantitativo, quindi quello che farò è mostrarvi alcuni, alcuni dati eh, e commentarli, commentarli insieme. Uh, tanto per cominciare, eh, il primo elemento che mi interessa così guardare insieme a voi è la presenza digitale dei, dei comuni mh, in Sardegna e come, come si vede vi è una circa l'80% dei 377 comuni eh, sardi ha una sua pagina Facebook ufficiale. Questo è un dato certamente rilevante. Eh, Tenete conto che la stragrande maggioranza dei comuni sardi eh, sono sotto i 15.000 abitanti, la stragrande, è, è, è moltissimi sono sotto i 5.000, quindi in pochi superano i 5.000 abitanti, quindi questo vuol dire che moltissimi piccoli comuni, eh, quasi tutti, hanno eh, una, 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 una finestra eh, su, su Facebook. Mentre Instagram è utilizzato in misura molto, molto, più, molto più limitata, poi ci sono anche le differenze eh, su, base, su base provinciale, eh, il 18% dei comuni non ha nessuna presenza, presenza sui, sui social. Quindi questo semplicemente per darvi un, un quadro generale. Ricapitolando, 99 comuni hanno sia Instagram che Facebook, 204 hanno solo Facebook. 5 comuni hanno solo Instagram, quando, in, quando dico hanno solo intendo hanno una pagina ufficiale su Instagram e o su Facebook, 69 comuni sono completamente esclusi dalla comunicazione, eh, dalla comunicazione social. Siccome la nostra ricerca, eh, come dire, si, si basa, è, è nata sul presupposto della pandemia, quindi l'idea era, mh, almeno all'inizio, ragionare sull'uso dei social, eh, quindi ibridazione della comunicazione politica istituzionale nella, durante il periodo pandemico, abbiamo provato a eh, vedere mh, quando i comuni sardi hanno deciso di aprire un profilo facebook ufficiale e non sorprendentemente come vedete il picco più rilevante è eh, esattamente nell'autunno 2020 quindi a cavallo tra i mesi di ottobre e dicembre 2020 è chiaro che eh, le restrizioni da, da covid lockdown e così via hanno certamente lo vedremo anche eh, tra qualche istante per altre per altre circostanze hanno accelerato significativamente la presenza dei comuni anche piccoli e molto piccoli eh, all'interno dei social e di facebook in particolare allo scopo certamente di eh, porre in essere una comunicazione eh, diretta eh, tra la comunità politica e la, la, il comune, il sindaco, eh, gli amministratori, l'amministrazione eh, e così via. Quali, anche qui eh, questo, questo dato che è relativo a, a Facebook eh, mostra eh, allo scopo di mostrare come ci sia stato un, un incremento significativo, molto importante, sull'utilizzo eh, dei social da parte dei comuni esattamente durante, durante la pandemia. E ora qui in questo grafico non ci sono i dati degli anni, degli anni precedenti e tuttavia posso garantirvi ecco, che il picco che è stato conseguito negli anni eh, 2020, quindi diciamo nell'autunno 2020, ha ah, poi in qualche modo ha avuto un impatto anche nella fase successiva, perché comunque mediamente rispetto alla fase precedente c'è stato un, un incremento generale nell'utilizzo dei, dei social, in particolare in questo caso di Facebook e in particolare di Facebook Video, eh, che era ed è ancora uno degli strumenti che sono utilizzati dalle, dalle, dalle comunità. Eh, anche molto piccole dai, dai sindaci delle amministrazioni per comunicare direttamente con, eh, con la cittadinanza. D'altra parte è cresciuta anche la domanda di, di, di Facebook e la voglia di eh, comunicazione, tant'è che esattamente ancora una volta la pandemia è un elemento che potenzia il seguito delle pagine Facebook dei comuni, eh, questa eh, questo grafico lo mostra abbastanza chiaramente, credo vedete che eh, complessivamente eh, nel gennaio 2020 il numero di eh, follower delle pagine Facebook dei comuni sardi era eh, intorno ai 250.000 eh, arriva con una crescita impetuosa a oltre 700.000 uh, follower nell'ottobre 2021, quindi parliamo di una crescita uh, di 438.000 follower, di, quindi del 162% in neanche due anni. Uh, la pandemia gioca un ruolo: è chiaro che c'è un, un ruolo molto rilevante nel processo di accelerazione nella digitalizzazione dei comuni. Quindi Facebook e i social diventano lo strumento attraverso il quale i comuni comunicano l'emergenza, i cittadini questo lo apprendono e iniziano a seguire le pagine, le pagine dei comuni. Quindi, i comuni oggi, parlo di quelli sardi, ma eh, questa ricerca andrebbe allargata, eh, noi intendiamo farlo. Uh, I comuni oggi hanno una platea molto più ampia di persone con le quali possono comunicare direttamente sulle loro pagine, sulle loro pagine ufficiali. Diciamo che è un sottoprodotto positivo della tragedia uh, che è stata la pandemia da, da COVID. Su Instagram accade un fenomeno analogo, uh, i numeri sono incomparabili. Instagram a numeri per quanto riguarda i comuni molto, molto più, più limitati e tuttavia si nota anche qui una crescita assai rilevante, peraltro con un, con un picco più repentino, meno, meno, meno costante, un, un picco più, più rapido e poi una crescita certamente limitata ma comunque costante nel tempo dei follower, delle pagine dei comuni, anche qui la pandemia eh, la variabile esplicativa principale per spiegare questo andamento. Um, come si. Sì, eh, adesso andiamo sui singoli comuni, andiamo sui singoli comuni per mostrare a tutti voi come in effetti eh, non sia necessario eh, essere comuni. Eh, grandi per avere la possibilità scusate di eh, utilizzare in modo efficace facebook ma anche instagram per le comunicazioni guardate la prima eh, il primo istogramma eh, riguarda il totale dei post pubblicati sulle pagine eh, facebook dei comuni eh, il comune di Sassari e Cagliari, ovviamente, in termini assoluti, la fanno da padrona, con 29.000 post l'uno 27.000 l'altro. Eh, lo dico per i non sardi, che sono certamente la seconda maggioranza. Il Sassari e Cagliari sono le città più grandi della, della Sardegna, ma abbiamo Iglesias, che è un comune abbastanza grande, ma per esempio c'è Baunei, che è un comune eh, piccolo, eh, ma che ha 14.000 post. Eh, Carloforte di cui sono sindaco ha 8.000 posti, è un comune di 6.000 abitanti, eh, Pula ha un comune di 7.000 abitanti, Cabras è un comune eh, ugualmente intorno a quella, a quella cifra, Gonnesa ha un comune di 4.500 abitanti, Ozieri è un comune anch'esso piuttosto piccolo. Quindi ci sono dei comuni che hanno un'organizzazione amministrativa eh, limitata. Eh, e che tuttavia riescono, hanno imparato ad utilizzare, ad utilizzare i social in modo frequente e costante e sappiamo che questo è il segreto dell'utilizzo dei social, nel senso che meno si pubblica, meno si è seguiti, meno eh, i post sono, sono visualizzati nella, dal famosissimo algoritmo nella home di ciascuno di noi. Quindi pubblicare tanto eh, è, è necessario per farlo probabilmente non è neppure necessario avere una struttura amministrativa di chissà quale tipo, basta avere una strategia e, e, e come dire, avere la consapevolezza che è importante farlo. Ancora più sorprendente è il tema delle interazioni, eh, che è una, un elemento importante tanto quanto il numero di post per capire la bontà eh, con cui lo strumento è utilizzato. Guardate il comune di Sant'Antio, che non è un comune piccolo, perché è un comune di 10.000 abitanti, quindi non è tecnicamente un comune piccolo, ma non è neanche una metropoli, che riesce ad avere 27.000 interazioni, eh, cioè il doppio delle interazioni di Sassari, che è un comune di 130.000 abitanti, 120.000 abitanti, sono 270.000, non 27.000. Eh, ancora Orosei, Ittiri, Santurussurgiu, Baunei, sono comuni molto piccoli che hanno adottato una strategia comunicativa e che sono riusciti a utilizzare in modo efficace, efficace i social. Guardate, scusate, la, eh, il primo in realtà, il primo, la prima... Eh, la prima tabella non riguarda la prima, il primo non riguardava i post totali, ma il numero, il numero di follower, scusatemi, mentre eh, il, il, il numero di post complessivi è nell'ultimo eh, nell istogramma. Eh, non ci sorprende che il capoluogo di regione abbia, eh, riesca a, eh, ad avere un numero di post. Eh, insomma di 2200, ma anche qui comuni molto piccoli. Barchida è un comune davvero piccolissimo che ha 1350 post e che se la gioca con comuni come Carbonia, che è un comune di 30.000 abitanti. Eh, Ossi è un comune minuscolo: 950 post, Sennori ed altri. Quindi. Eh, anche qui conferma eh, anche il numero dei post il ragionamento che abbiamo fatto in relazione al numero dei follower e al numero delle interazioni. È chiaro che il numero dei follower è una funzione, è influenzato dalla capacità che i comuni hanno di postare frequentemente e di eh, alimentare un, un numero elevato di interazioni, le quali a loro volta sono influenzate dal numero di post che viene, che viene fatto. Vediamo invece eh, sull'altro, sul, eh, ecco, sul versante Instagram cosa, cosa succede. Ora su Instagram c'è un outlier, come, come si dice, quindi un caso estremo, che è il caso di Cagliari, sia in termini di follower sia in termini di interazioni, ma non in termini, in termini di post. Se noi escludiamo Cagliari e ci concentriamo su tutti gli altri comuni, anche qui dobbiamo notare, anche sotto il profilo eh, dei follower, per esempio, che non c'è un rapporto di proporzionalità diretta fra la dimensione demografica di un comune e il numero di follower che il comune stesso è in grado di raccogliere su Instagram. Questo significa, eh, se assumiamo che, il numero, che la dimensione demografica sia in qualche modo associata ad una organizzazione interna più sviluppata più strutturata questo vuol dire che non serve non è strettamente necessario eh, come dire, essere particolarmente organizzati serve ripeto avere la consapevolezza che, è, che, che i social sono uno strumento a bassissimo costo facilmente utilizzabile eh, per avere successo nei quali serve una strategia e molta molta eh costanza nel, nel postare, eh, e infatti si vede, per esempio, nel numero di post totali, che un comune molto piccolo, che credo che abbia neppure mille abitanti, come Bonarcado, ha 538 eh, post complessivi su Instagram, cioè più di Cagliari. Più di Cagliari, sono i comuni molto piccoli, Pula, un comune piccolissimo. Eh, Cossoine minuscolo, Nuralao. Anche. Quindi, stiamo parlando davvero di microcomuni che hanno la capacità di essere presenti sui, sui social. Naturalmente, Instagram, questo è banale e ovvio, ma comunque lo sottolineo: è utilizzato principalmente a scopo, come dire, eh, turistico, quindi sono i comuni che hanno una vocazione turistica che hanno maggiore capacità di insediarsi, di insediarsi su, su Instagram. Però abbiamo detto che lo stesso vale per Facebook, dove invece eh, lo scopo della comunicazione non è strettamente turistico, ma eh, generalizzato, connesso alle azioni che il comune è in grado di portare avanti. Ecco. In questa, uh, questa, mh, questa slide uh, vi mostro uh, le pagine che hanno avuto, uh, da una parte, nel, 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 nell'istogramma uh, che ha uh, le colonne verdi, sono le, mh, le pagine dei comuni, quindi i comuni che nella loro pagina hanno avuto il maggior tasso di interazione, per rapporto fra le interazioni e la popolazione. E notiamo come siano eh, i comuni piccoli qui a, do, mh, a dominare. In relazione al numero di abitanti ci sono dei comuni che fanno tantissime interazioni sulla, eh, loro, pagina, sulla loro pagina Facebook. Baunei, Morgongiori, Borutta, lasciamo stare Sant'Antieto che è un po' più grande, ma insomma Tratalia, Assezio, Santo Lussurio, Buggero, sono tutti i comuni che stanno eh, poco sotto i mille fino ai 2000 abitanti. Eh, comuni davvero molto 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 piccoli che con una strategia adeguata sono in grado di far funzionare molto bene i social stiamo parlando di comuni che riescono a fare eh, 25 35 interazioni per abitante ok e questo eh, a, a voi a noi amministratori di eh, comuni piccoli deve eh, dovrebbe chidarci sul morale, cioè anche noi siamo in grado di avere uno strumento di comunicazione a basso costo con una eh, come dire, con non moltissimo sforzo, con un po' di consapevolezza. Naturalmente eh, ci sono poi dei comuni piccoli che invece non riescono ad avere questa capacità, eh, ma vi faccio notare che il comune, che in Sardegna in generale ha meno interazioni nella sua pagina Facebook per abitante, non è un comune piccolo, ma è oristano. Che è, un, che, è il, che è un capoluogo di provincia. E il terzo ultimo è Selargius, che è un comune che è vicino ai 30.000 abitanti nel Cagliaritano, quindi sono comuni già più, più grandi. Eh, ancora una volta si dimostra che non è necessario non, essere grandi, non vuol dire essere bravi sui, sui social. Eh, sto per chiudere e una delle questioni che volevo mostrarvi è... Eh, Ori, non, non voglio farla lunga, comunque siamo naturalmente in un contesto di politica personalizzata, il sindaco eh, è, diretto, è eletto direttamente, eh, spesso viene identificato totalmente con l'amministrazione, con la giunta, col consiglio e così via. Il, il comune spesso è il sindaco e allora eh, si vede che... Eh, eh, su Facebook, per esempio, il numero di interazioni è mediamente più elevato quando all'interno del post è specificato il nome del sindaco in carica. Questo attrae molto e produce, produce interazioni. Questo è un, come dire, un accorgimento che si potrebbe tranquillamente eh, mettere in atto: cioè provare a semplificare la comunicazione. Eh, seguendo anche sui social i, i suggerimenti che sono stati dati di, in precedenza dal, dal collega eh, e metterci anche strumentalmente il nome del sindaco, perché questo attrae interazioni, soprattutto su Facebook, perché Facebook non è utilizzato principalmente a scopo turistico. È chiaro che su Instagram questo fenomeno eh, ha una portata inferiore o comunque non rilevante. Perché, su, perché i contenuti di Instagram sono spesso, direi sempre, molto diversi dai contenuti di Facebook e comunque Instagram ha una rilevanza decisamente più limitata, come abbiamo visto eh, qualche, qualche minuto fa. Qua c'è una tavola di contingenza che semplicemente eh, mostra un'associazione. Eh, fra eh, come dire le tematiche della pandemia e la presenza del sindaco all'interno eh, del post. Quindi eh, vuol dire che questo lo sapevamo già, era semplicemente per dargli un'informazione, che eh, la pandemia è eh, la fase in cui esplode l'utilizzo dei social sia mh, da parte dei comuni e sia in termini di follower. E questa esplosione avviene in una fase in cui la comunicazione è largamente in mano ai sindaci, che sono coloro che non solo gestiscono la pandemia, ma la comunicano. Eh, e questo principalmente accade, accade, accade su Facebook. Quindi, in qualche modo, diciamo, il sindaco attraverso la pandemia trascina l'esplosione. Eh, dell'utilizzo dei social media da parte del suo, del suo comune. In conclusione, intanto dalla mappatura eh, appare chiaramente che eh, la comunicazione istituzionale ha una corsia preferenziale per Facebook rispetto ad Instagram. La pandemia e la comunicazione dell'emergenza hanno accelerato significativamente l'utilizzo delle piattaforme digitali. Ci sono stati comuni non pochi, l'abbiamo detto qualche istante fa, che nonostante siano molto piccoli, abbiano pochi abitanti, sono in grado di avere un elevatissimo numero di interazioni. Lo studio, inoltre, ha dimostrato che durante la comunicazione dell'emergenza aumenta la, la, la presenza del sindaco, che quindi indirettamente ha trascinato, ripeto, l'esplosione dei social per, per, per i comuni e per i cittadini di quei comuni. Eh, qua, come dire, c'è cioè sem semplicemente un elenco delle prossime cose che faremo in questa ricerca, ma non è questo il, il come dire, non penso che sia così importante, quindi io eh, vi, vi ringrazio per l'attenzione sono a disposizione. Grazie. Grazie molte, grazie Stefano per averci insomma mostrato anche da parte di sì un piccolo comune eh, la capacità proprio anche dei, dei molto piccoli comuni di essere presenti sui social ehm, allora io eh, non so se avete delle domande da fare ai nostri relatori per il momento non ho visto domande in chat approfitterei eh, un istante allora per ehm, eh, dirvi come andiamo avanti, però, se nel frattempo, ecco, anche la collega stava scrivendo: se avete domande, le potete fare ai nostri relatori. Allora, volevo farvi vedere brevemente, così parliamo anche di quali saranno. Le prossime attività. Allora eh, ricorderete, l'ho detto anche all'inizio del webinar, ma per chi non c'era, la volta scorsa abbiamo vi abbiamo proposto un sondaggio per scegliere quali sono i temi ehm, che preferì, su cui, sui quali preferite che vengano fatti i nostri webinar, insomma, che vi interessano di più. Eh, questi sono i risultati ad oggi, quindi vedete che al primo posto c'è il tema dei siti e delle istanze online e quindi dei servizi online per i cittadini. Eh, il secondo è la gestione documentale, poi c'è quello, molto anche questo molto gettonato, dei contratti con i fornitori, il piano triennale per l'informatica e il responsabile per la transizione digitale. Mm, quindi a questo punto posso già dirvi che questo ci, ci ha consentito appunto di eh, decidere almeno il... Um, il prossimo webinar, quindi il 30 marzo, sempre di giovedì, sempre alle 15, avremo il webinar sui servizi digitali per il cittadino e le istanze online e quindi uh, questo almeno sarà il tema del primo di, questo, di questi webinar e cui i temi sono stati in qualche modo uh, scelti, scelti anche da voi. Questi sono i nostri contatti. Come è stato anche scritto, vi abbiamo detto questa la pagina territori.formex.it è quella nella quale trovate tutti i nostri webinar e anche quindi le registrazioni ed i materiali. Eh, quelle che sono sopra sono gli indirizzi email ai quali ci potete contattare, ma io vedo che spesso già molti di voi rispondono all'email che mandiamo. Con, le, con i materiali dei webinar e quindi ho visto che già si sta instaurando un certo, eh, un certo contatto e cer un certo confronto. Ehm, allora, vedo dunque. Allora, non so se dai colleghi dalla regia mi potete dire se ci sono delle domande? Sì, c'è una domanda credo rivolta a a Stefano Rombi eh, può definire interaction in questo studio quanti di questi comuni hanno un regolamento o altro documento entro per governare il processo di comunicazione sui social forse c'è qualche piccolo refuso ma insomma forse Quindi quanti fallega... comuni hanno un regolamento o un altro documento per governare il processo di allora, comunicazione sui social grazie per la domanda purtroppo al secondo quesito non so rispondere nel senso che è un dato che e non possiedo, quindi non potrei dire qualunque cifra, ma in realtà sarebbe inventata. Non, non lo so. Eh, alla prima rispondo che l'interazione si definisce il like, il commento la condivisione. Questi sono diciamo, questi tre eh, atteggiamenti costituiscono un'interazione, la somma sono il numero di interazioni. Perfetto, grazie molte Stefano. Allora, se non ci sono altre domande, non mi sembra che ci siano al momento, io chiedo allora anche ad Alberto, a Stefano e a Claudio di ricomparire in video così salutiamo insieme. E per ultimo vi dico che alla chiusura di questo webinar verrete reindirizzati nella pagina del questionario di gradimento nel quale potete esprimere il gradimento su questo nostro webinar. E se non c'è altro, allora vi saluto e vi auguro buon pomeriggio. Grazie ai relatori di oggi. Grazie a, voi, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie mille. Grazie, grazie ai partecipanti ehm, per esserci stati, devo dire, tutti sino all'ultimo. e eh, Allora, ci rivediamo giovedì 30 marzo. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti.